Salve a tutti! Allora, nuovo tutorial. Ultimamente diventano un po' più regolari. Allora, il tutorial di cui ho deciso di mettervi al corrente, diciamo così, è il tutorial per creare una ruota dell'anno totalmente vostra. Questo perché è da un po' di tempo che voglio una ruota dell'anno tutta mia da appendere al muro. E oltre a non averne trovata nessuna da appendere, se non poster e quadri, ma non era quello che volevo, quelle che trovavo non mi piacevano, avevano sempre elementi che a me non andavano, che non mi piacevano, che non mi dicevano niente, che io avrei volentieri tolto, e soprattutto molte poche sono in legno. Io la volevo in legno e quasi tutte invece le ho trovate in rame, in bronzo, qualcuna in pietra, qualcuna enorme, qualcuna piccolissima, cioè non ho mai trovato quella giusta, ecco, diciamo così. Allora ho deciso di farne una da me e ho pensato, vabbè, posso fare anche un tutorial così se qualcuno si trova nella mia stessa situazione, invece di stare lì ad arrendersi, diciamo così, a prenderne una di quelle che sono in commercio, si fa la sua e siamo tutti più contenti. Allora, è una ruota dell'anno estremamente personalizzabile. Tenete a mente che io parlerò mostrandovi la mia. Però voi potrete ovviamente aggiungere e togliere elementi a vostro piacimento, questo sappiatelo. Allora, gli ingredienti di cui avete bisogno sono un tondo, nel mio caso in legno, ovviamente, ripeto, potete modificare, potete usare il materiale che volete, però in questo caso un tondo in legno. Non è necessario che sia un tondo perfetto, può anche essere tipo il mio, è imperfetto, nel senso che alcuni bordi sono un po' ondulati o cose così. È più bello se avete in mente un aspetto come volevo io, un po' più rustico, un po' più medievale. Se invece lo volete perfetto non c'è nessun problema. Poi vi servono un righello e un compasso. Il righello deve essere lungo almeno 30 cm. Nel caso del mio tondo più o meno è grosso così, ma dopo vi lascio una foto. E un compasso assolutamente. Gomma e matita per tutto il progetto sul tondo. Fotografie varie per i sabba se volete mettere le fotografie. Colla vinilica. Pennelli, uno un po' più piccolo e uno un po' più grande. Del flatting trasparente, deve essere assolutamente trasparente, ed è un pennarello indelebile, fine, mi raccomando, soprattutto fine. Allora, iniziamo con il progetto vero e proprio della ruota dell'anno. Prendete il tondo e approssimativamente trovate il centro. Una volta che avete trovato il centro, ripeto, non è necessario che sia tutto matematico, basta che a occhio sia il centro. Tracciate un'asta verticale e un'asta orizzontale, tracciate la prima croce per dividere lo spazio in quattro, dopodiché tracciate una X, in questo modo avrete gli otto spicchi per gli otto sabba. Dopodiché scatta la fantomatica e lunghissima e veramente atroce ricerca delle fotografie adatte per il vostro sabba. Che avete trovato le foto che io vi consiglio essere verticali, altrimenti non riuscirete a ritagliare bene lo spicchio. Bisogna appunto ritagliare lo spicchio all'interno della foto. È un procedimento un po' difficile da spiegare così a voce senza farvi vedere. Allora, vi ho preparato due disegnini solo per farvi capire. Allora, questo qua fate finta che sia lo spicchio sul progetto della ruota, quindi sul tondo, disegnato sul tondo. Questa è una foto che avete scelto voi, no? Allora, innanzitutto, la prima cosa da fare, prendete il compasso e misurate da qui fino a su, un po' di più, fino alla sommità
dell'arco più o meno, cioè non misurate così, ma più o meno qui, ecco. Basta che tocchi, ok? Che faccia così, che segua più o meno il percorso. Mantenete la misura, vi spostate sulla foto, prendete la foto, puntate sempre dentro la foto perché dove punterà sarà lo spicchio. Quindi puntate dentro la foto e tracciate un arco così. Non so se lo vedete. Un arco tracciato. Dove avete fatto il buco per puntare il compasso, puntate bene perché si deve vedere. Dopodiché prendete una biro, una matita, insomma quello che volete. E il righello. Allora, con il righello misurate la distanza fra i due angoli, fra questo e questo angolo qui, e lo misurate. Nel caso di questo disegno atroce sono 5 centimetri e mezzo. Ok, questa distanza, la stessa identica distanza la calcolate sull'arco che avete disegnato prima facendo combaciare 0 e nel mio caso 5 e mezzo. Quindi vi segnate. Arrivo, me li segno soltanto. Al pelo. Vi segnate i due punti in cui combaciano, poi unite questi due punti con il buco che abbiamo fatto prima col compasso. Arrivo, eh. Ci metto un attimo. Vi ripasso anche il sopra. Sì, non si vede più. Ok. E voilà, avete ritagliato lo spicchio. Questa roba la tagliate via. Questa la tagliate via. E questo è il vostro spicchio. Ok. Così per tutte le 8 foto. Dopodiché. Ah, ritiro solo il compasso, eh. Dopo aver fatto questo estenuante ritaglio di spicchi, completate anche tutti gli altri elementi che volete aggiungere. Nel mio caso, oltre alle foto, ho aggiunto solo un altro elemento in più. Su un cartoncino ho ritagliato degli archi di cartoncino che rappresenteranno poi i bordi della ruota dell'anno per i singoli periodi, periodo buio, periodo di luce e i due periodi di equilibrio. Dopodiché mettete tutto sulla ruota. Sul tondo del cerchio per vedere che tutto combaci, eventualmente ritagliate, aggiustate e sistemate meglio i vostri elementi. Tutto, tutto perfetto, tutto ritagliato, tutto è a posto. Possiamo passare finalmente all'assemblaggio vero e proprio. Quindi, io vi consiglio di partire dal centro ed espandervi poi a tutti i cerchi che volete mettere. Nel mio caso, come avete visto nelle foto, erano 3 cerchi: il cerchio della fotografia, il cerchio del nome del sabba e il cerchio dei periodi. Voi potete aggiungere quanti cerchi volete, l'importante è che nell'assemblaggio partite dal centro e vi espandete fuori. Per quello che riguarda le scritte, saranno le ultime, anche se magari dentro, quelle che faremo col pennarello indelebile saranno proprio le ultime. Quindi partiamo incollando prima tutte le fotografie, poi incollate tutti gli elementi che dovete incollare, aspettate che la colla vinilica sia asciugata, sia tutto asciutto, usate qui solo colla vinilica, non mettete ancora il flatting.
Una volta che è asciutto, potete procedere con il pennarello indelebile, potete rifinire i bordi, quindi separare bene i singoli spicchi dei singoli sabba, scrivere i nomi dei sabba. Eventualmente, se visto che nel progetto abbiamo preso le misure a occhio, se due foto non dovessero proprio combaciare a filo, potete ispessire un po' con pennarello indelebile e aggiustare un po', insomma, vedete voi. Si può sempre fare tutto, potete aggiungere eventualmente brillantini, potete aggiungere perline, potete aggiungere filo, potete aggiungere decorazioni 3D, potete fare quello che volete. Rifinite tutto alla fine con il flatting. Mi raccomando, il flatting ci mette 24 ore ad asciugare. Ci vorranno almeno 2-3 giorni per poter finire la ruota dell'anno, perché io vi consiglio di dare due passate davanti e una passata almeno dietro. Il progetto, quando tutto è asciutto, è finito. Se avete intenzione di posarlo sull'altare, di posarlo su un tavolo, semplicemente di appoggiarlo. Se invece volete appenderlo come me, vi dovete andare a prendere quei ganci per appendere i quadri. Ne mettete 8, uno per ogni sabba, in modo da poterla ruotare ogni volta. E il gioco è finito. E avete la vostra ruota dell'anno. Questo fatto con un singolo tondo di legno. Se per caso voi non trovaste un tondo di legno sufficientemente grande, ma ne trovaste di piccoli, potreste fare una specie di assemblaggio di 8 cerchi per 8 sabba. Quindi prendere 8 tondi di legno piccoli, li vendono abbastanza quelli piccoli effettivamente. Io quello grande, cioè quello che ho usato io, me lo sono fatto fare da mio padre. Però voi potete tranquillamente comprare quelli già fatti, che di solito appunto sono piccoli, che vanno molto di moda adesso per posarci sopra le pentole calde, pentolini e cose così. Potete prendere quelli piccoli, li incollate a forma di cerchio e avete un cerchione, diciamo così, fatto di sabba. Potete anche fare una ruota dell'anno a orologio, quindi prendete un orologio, ci togliete le fotografie che sono all'interno, dove ci sono segnate le ore, e ci mettete un vostro progetto con tutti i sabba e la ruota dell'anno. Potete farlo, non lo so, potete fare quello che vi pare. Potete metterlo poi, potete anche scolpirla se volete, la ruota dell'anno, se siete bravi. Potete pirografarla, se al posto dell'indelebile avete il pirografo e siete bravi ad usarlo, potete usare il pirografo. Insomma, potete fare, aggiungere, togliere elementi a vostro piacimento. Vi lascio con l'ultima foto finale del progetto di come è venuta. E vi lascio un bacione e spero che di aver salvato qualcuno che come me non sapeva bene cosa fare per poter trovare una ruota dell'anno decente. E vi lascio un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial, che non ho idea di quando sarà.